Ciao, bentornati nel canale di Gingerbread. Oggi faremo questi fantastici biscotti che si chiamano Rosa del Deserto. Le fa spesso mia suocera. Sono dei biscotti molto semplici, sono anche adatti ai bambini perché non serve stendere la pasta, non serve il tagliabiscotti, basta fare delle palline più o meno grandi come una noce. È divertente farlo con i bambini, mia nipote si è divertita sempre moltissimo. Sono buoni, dicevo, con il caffè, con l'orzo, come in questo caso. Sono ottimi anche con il tè, proprio per il pomeriggio, sono spettacolari, sono semplici. Vediamo gli ingredienti e vediamo come ho fatto. Per la preparazione di questa ricetta serviranno 200 g di burro a temperatura ambiente, 200 g di zucchero bianco, 300 g di farina 00 a cui andiamo ad aggiungere mezza bustina di lievito pane degli angeli, 100 g di uvetta ammollata e ben strizzata, che poi andremo a ricoprire di farina in modo che rimanga sempre ben salda nell'impasto e non cada a fondo. Due uova intere, la scorza di un limone grattugiato, non trattato ovviamente, e una bella ciotola di cornflakes, questi quanto basta. Io ho aggiunto, per renderli un pochino più sfiziosi, anche un pochino di riso soffiato al cioccolato. Ok, siamo pronti a cominciare. Io uso il mio frullatore con la ciotola rotante, si può usare un'impiastatrice o una planetaria ed è tutto più semplice. Io ho questa e cominciamo da questa. Dovete seguire esattamente questa sequenza. Allora, prima il burro. Eccolo qua, è burro proprio morbidissimo perché poi l'impasto andrà comunque messo in frigo, quindi va benissimo così. Aggiungo lo zucchero e comincio ad impastare. Numero 3, le uova. Opla. Una scorzetta di limone. Tac. E ora la farina un pochino alla volta, un paio di cucchiai per volta. Ecco qua. Abbiamo quasi finito, abbiamo amalgamato tutta la farina, bisogna aggiungere le uvette ammollate. Io di solito proseguo a mano, dipende dalla vostra impastatrice, vedete voi. L'impasto è pronto. Ho incorporato bene tutte le uvette in modo che si distribuissero in modo omogeneo e adesso l'impasto va fatto riposare in frigo almeno un'ora, coperto da un po' di plastica. Ci vediamo tra un'ora per la parte divertente. Ecco qua, è passata un'ora abbondante in frigorifero e adesso andiamo a preparare i biscotti veri e propri. Allora, aiutandoci con un cucchiaio, tiriamo su della pasta. Bisogna farlo con le mani, questo processo, non c'è altro modo se non con le mani. Formiamo delle palline grosse come una noce più o meno e le passiamo nei cornflakes. Questo passaggio piace sempre moltissimo ai bambini. Infatti questa è una ricetta proprio adatta ai bambini, anche perché i biscotti sono molto semplici. Cerchiamo di frantumare lievemente i cornflakes e posizioniamo sulla teglia. Andiamo avanti. Non è necessario essere precisi, il bello di queste rose del deserto è proprio che sono semplici da fare. Lasciamo una certa distanza dall'altro biscotto perché comunque tenderanno ad appiattirsi e a lievitare un pochino, quindi una certa distanza. Ok, abbiamo finito. Adesso li mettiamo in forno a 170-180 gradi per 20-30 minuti, dipende molto dal forno e dalla grandezza, insomma, vedete voi. L'importante è che non siano bruniti sopra, ma soltanto nella parte sottostante. Allora, sono ancora pallidi, però iniziano a prendere consistenza. Direi che entro 5 minuti comunque saranno pronti. Proviamo a girarne uno. Ok, ne ho girato uno, è abbastanza brunito, però li faccio andare ancora 5 minuti. Eccoci qua, questo è il risultato dopo circa 30 minuti in forno a 170 gradi. Ce ne sono di diverse cotture, questi sono un pochino più bruniti, un pochino più ambrati e questi qui sono un attimino più chiari. Va benissimo anche che siano più chiari in questo modo, è uguale, dipende dal vostro forno. Il mio non ha cotto del tutto in modo del tutto uniforme, a volte mi succede, però sono ugualmente ottimi. Io spero che questa ricetta ti sia piaciuta. Iscriviti al mio canale se ti piacciono le mie ricette, se ti piace il mio canale e ti mando un bacio, queste sono le mie rose del deserto. Un bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!